Quarta giornata del campionato di Serie A2 di calcio 5 sarà il turno di riposo per la Libertas Eraclea. Infatti, in virtù del numero di squadre presenti nel girone B 13, ogni settimana una compagine riposa, in questo caso è toccato agli Ionici. La Libertas reduce da due importanti successi interni con il Potenza e l'Augusta e può già pensare al delicato impegno del prossimo sabato ancora in casa e con la capolista del momento, il Pastapirro Corigliano. Abbiamo incontrato mister Angelo Bommino nel corso dell'allenamento di questa settimana per parlare proprio di questo riposo e dell'andamento della preparazione atletica della squadra. Ma io sono contrario, come ho detto anche la settimana scorsa, a dover sospendere il campionato, quindi si perde il ritmo della partita e quindi anche la concentrazione. Ah sì, avrei preferito, specie in questo momento che stavamo andando bene. Infatti la partita della settimana scorsa, una bella gara con tante reti da parte dei suoi ragazzi. Sì, diciamo che abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato, quindi diciamo che siamo stati abbastanza cinici in quella circostanza. Gli allenamenti comunque continuano, su cosa avete lavorato questa settimana? Abbiamo cercato di non stressarli troppo, quindi di non fare molto carico. Abbiamo cercato un po' di giocare un po' più con la palla, quindi fare un po' più di possesso e guardare un po' nella difesa collettiva. I ragazzi hanno risposto bene, rimangono sempre concentrati, hanno voglia di lavorare. E questo mi fa ben sperare per la prossima partita. Sabato prossimo sarete di nuovo in casa contro il Pastapirro Corigliano, che avete già affrontato in amichevole due volte. Giochiamo in casa, la ripresa del campionato per noi, e giochiamo col Pastapirro Corigliano. Abbiamo giocato una volta a Potenza e una volta a Corigliano e abbiamo fatto bella figura comunque. Anche perché sono primi in classifica. Beh sì, è una buona squadra, quindi dobbiamo già da sabato scorso che ci stiamo pensando, quindi dobbiamo organizzarci bene per affrontare questa squadra.